importante rispetto all'altro evento. La parte seconda di questa nostra giornata è una delle più importanti della storia del nostro regno, da quando Federico II di Svevia fondò il nostro regno, scacciando dai nostri territori che erano invasi da tantissimi anni i saraceni, i musulmani, perché eravamo invasi dai saraceni, dai musulmani, soprattutto lungo le coste. Tanto è vero che ancora oggi ci sono dei riferimenti, ecco, Cala Saracena, oppure il Castello Saraceno, la Torre Saracena, a Riccia addirittura, nell'entroterra Morisano c'è la Torre Saracena. E, diciamo, questa giornata è particolarmente importante perché da quella data, e vorrei tanto dire sulla data del 1230, 29, 32, 36, con la carta costituzionale, la prima carta costituzionale, diciamo, del re d'Italia, della penisola italica, se ricordo bene, a nome di memoria, perché adesso sto divagando, è stata fatta a Melfi, dopo che diverse popolazioni non si sentirono contente del primo regolamento che metteva insieme tutto il territorio del sud, che fu fatto, guardate bene dove, a Monte Sant'Angelo, dove andiamo in pellegrinaggio del San Michele. E c'è un castello enorme, il castello di Svevia. Allora, questa particolare, diciamo così, battaglia, quella che si combatté nel 1799, fu una battaglia solenne perché il regno fu minacciato, ma non è che il regno non ha avuto successioni di trono, anche di casati, perché si va dagli gli aragonesi. Sì, diciamo che il nostro Versilio Borbonico, se uno lo va a leggere attentamente, contiene tutti i casati che si sono succeduti nel regno di Napoli, regno di Sicilia, poi dopo del 1815 regno delle due Sicilie. Che cosa è successo nel 1799? Con la rivoluzione francese, i francesi occuparono Napoli, occuparono tutta l'Italia, fecero un impero con Napoleone, e arrivarono a Napoli, dopo aver all'epoca la capitale era Gaeta, arrivarono a Napoli ed il re fuggì a Palermo. Fuggendo a Palermo, ebbero delle offerte, vennero facile, e si insediarono. Il cardinale Ruffo, non contento, tra l'altro, è solo per gli onori di cronaca, era ed è, come ancora oggi, i suoi discendenti, che sono figli dei fratelli, era il re, chiedo perdono, era il duca di Paranello. Come duca di Castellino erano i di Sallo, quindi il cardinale Ruffo era il duca di Baranello. Lui era collegato tantissimo ai Sanniti. Allora, vedere questa ricomposizione oggi di questo libro, io ringrazio, intanto vi ringrazio voi che ce l'avete proposto, e Fernando Ricciardi, sul programma addirittura c'è anche l'intervento di un nostro artista che ci farà delle rappresentazioni in lingua lavorina. Poi c'è con chi ho avuto contatti io e con Claudio Saltarelli, a cui fare un applauso. Dei patiti della storia, però riteniamo che la storia siano le nostre radici. Noi oggi, quelli che siamo qui, siamo la pianta ed il frutto sono i nostri figli. Bene, c'è un sistema in Italia che
che vuole che i nostri frutti siano, diciamo così, per le loro necessità. Sono gli ultimi i nostri frutti, perché i nostri frutti sono buoni. E parlo perché qui dentro conosco persone e li guardo negli occhi, che dopo che hanno cresciuto figli, li hanno educati e li hanno davvero, oltre a educati, li hanno condotti verso una professione, oggi stanno a Milano, stanno a Berna, stanno nelle grandi università, stanno nelle grandi dirigenze di fabbriche, nelle grandi dirigenze anche di loro, nelle grandi dirigenze di banche. Bene, a queste persone va il nostro grandissimo impegno, perché se è successo o non succeda, ancorché noi dobbiamo adoperarci soprattutto per poterli far ritornare. Questo è un impegno solenne che noi dobbiamo assumere, altrimenti leggiamo libri, altrimenti leggiamo giornali, altrimenti ci freggiamo di queste targhe che, per quanto possano essere belle, da sole, senza la storia, sono totalmente ininfluenti. Non faccio oggi un discorso politico, voi siete abituati a vedere la verba della politica. Mi ero preparato a dire un discorso totalmente diverso. Il 1799 però il cardinale Ruffo, con un'armata Brancaleone, parte dalla Calabria, ecco che cosa ci ha scritto il nostro autore, parte dalla Calabria, percorre Calabria, Basilicata, Campania, arriva a Napoli con un esercito, ancora oggi no? Io non sono riuscito a capire da quante migliaia di unità fosse composto. La cosa è certa, non era organizzato ed andava incontro ad un esercito, quello napoleonico, che aveva vinto l'esercito borbonico. Adesso, se ha combattuto l'esercito borbonico, se non ha combattuto, questo esercito nel 799 ha perso. Durante il 1861 i capi si sono venduti e non hanno combattuto. Beh, allora a questo punto ecco perché è importante questa parte di storia. Non ha vinto l'esercito borbonico. Qui ha vinto tutto il sud con le insorgenze. E che c'entrano le insorgenze con Castellino? Le insorgenze c'entrano con Castellino, come c'entra il simbolo con cui abbiamo targato la nostra lista, Insorgenza Castellino, che ha vinto le elezioni. E che c'entra Sant'Antonio con noi? C'entra soprattutto nel fatto che noi abbiamo vinto le elezioni il 12 e 11 e 12 c'era il suffragio elettorale, il 13 siamo stati proclamati eletti, il 13 di giugno la nostra amministrazione, quella attuale. Guardate che, ma mica possono essere tutte coincidenze queste, eppure ci sono state. Contro di chi abbiamo vinto? Contro persone che quando abbiamo fatto noi la campagna elettorale, senza nessuna bandiera, senza nessun simbolo, abbiamo messo quel bellissimo ecoliatico stemma araldico, e loro ci hanno tolto lo stemma araldico per mettere il tricolore, come per dire questo non lo potete esibire, noi il tricolore sì. Insomma, allora comincia ad esserci qualche cosa davvero di collegato, anche perché qui a Castellino, non è che lo debba dire, lo ripeto a me per dirlo a voi, il mito della grandezza di Sant'Antonio con gli altarini, Cupiz Gandò, quello Cupiz Gandò qua sotto, sarebbe la torre romana, che addirittura abbiamo messo sulla 50 centesimi di Ducato, è grandissimo il mito di Sant'Antonio. Bene, all'epoca Castellino viveva benissimo nel 799, nel 700, nell'800, 798. Se voi andate a vedere il restauro della chiesa, la torre civica è stata fatta, è stata ricostruita, è stata riammodernata, le colonne sono state ricostruite nel 1838, e le persone che ci passano, come Claudio che ha visto Papa Leone XIII, ha detto, ma insomma, ma veramente qua voi, dico guarda, è l'unico paese che c'ha la targa a Leone XIII. Allora io non voglio parlare tanto di questo libro se non lo metto in correlazione
con gli eventi di Castello, perché del libro ne dovete parlare voi, anche perché me lo sono imparato quasi a memoria, soprattutto la parte che riguarda i Sanniti, che soprattutto quando dice Pier Tomasi che sono inclini al lavoro e alle battaglie, mentre le donne gli piace alle donne piace farsi notare. È bello, cioè addirittura nel 1799 dipingevano le nostre realtà come erano e ancora oggi come sono, perché noi non siamo proprio una realtà aperta, emancipata, ma forse non vogliamo neanche essere una realtà come la Svezia. Cioè, voglio dire, ognuno piace tenere il proprio orticello e coltivarlo. Bene, il cardinale Ruffo scacciò i francesi e nel frattempo non si pose lui a capo della Repubblica Napoleonica, restaurarono il reame e fecero tornare il Re Borbone. Ed il Re Borbone cominciò all'epoca dal 1799, cominciò con tanti, insomma, pensate che cosa succedeva. A Castellino nel 1776, se ricordo bene, la rapide che c'è vicino il Padre Corso, da dove già non è chiuso, fu restaurata la chiesa madre, fu fatto questo arco, quindi quando c'era il Borbone non è vero che la gente stava male, perché questo paese è stato fatto fino al 1860. Dopo del 1860 siamo dovuti arrivare noi per costruire le villette su Castellino Nuovo, il villaggio Arcobaleno, per ricostruire questo edificio qui. Quindi fino al 1861 Castellino, quando abbiamo perso la guerra dell'Unità d'Italia, Castellino è rimasto imbalsamato. Allora, è necessario quindi sapere il contesto di Castellino in relazione agli eventi. Noi chi siamo? Siamo i Sanniti, siamo il popolo coriaceo di questo guerriero che tuttora vive, oppure ci fa rivivere la fantasia, sta a Pietra Abbondante. Che cosa è Pietra Abbondante? Pietra Abbondante è una delle dei paesi che hanno resti sanniti che addirittura risalgono a 600, 700, 800, 800 anni prima di Cristo, per non parlare di Apollonia. E perché devo dire sempre tutta questa storia? Perché secondo noi all'epoca si stava bene, non si stava bene solo nel 1798-99 o 1860, okay. In questa terra, questa è una terra di sangue, terra del sangue. Castellino non è stato mai espugnato dai saracini, Monroe non è stato mai espugnato dai saracini, Larino è stato espugnato. Se voi andate a Lucito vedete una architettura totalmente diversa che ha degli archi a punta, mentre a Castellino ci stanno gli archi tondi a tutto tondo, oppure archi, però sono archi. Lucito alla punta, quindi evidenzia che c'è stata una dominazione diversa, quindi una dominazione saracena. Poi, il sangue. Io ho modo di ritenere che il sangue sia la prima società organizzata democratica al mondo. E mica lo dico io. Lo dicono i resti che stanno al Tiglasi Pino, quando gli egizi facevano le piramidi 2000 anni prima di Cristo, la Babilonia, perché sui libri si parla di questo, si parla di Babilonia, delle guerre puniche, di Annibale, si parla di Cesare, Alia Iacta Est, Ixo Signo Vinces, non si parla dei Sanniti. E che cosa è successo ai Sanniti? Allora, i Sanniti hanno subito lo stesso processo di cancellazione della realtà, della civiltà, dell'organizzazione democratica, e non lo dice il sindaco di Castellino, lo dice la tabula Osca
che è stata ritrovata da Lione ed è tuttora, come dire, depositata nei musei. Una volta la trovi a Londra, poi vai al Museo di Louvre e trovi la Gioconda, e trovi... Insomma, noi siamo stati depredati di tutto. Ma la cosa a cui non dobbiamo mai arrenderci è il fatto che ci vogliono depredare della nostra gioventù. Lasciamo ribellare. Lì ci dobbiamo ribellare. Dobbiamo fare la stessa cosa che fece il cardinale Ruffo. Se non si occupa, chi se ne deve occupare? Per legge, ovvero se non se ne occupa l'esercito, non se ne occupa Conte, non se ne occupano i 5 Stelle, non se ne sono occupati il PD e Forza Italia. Questi sono il partito unico del nord. Ce ne dobbiamo occupare noi, ecco, con la cultura, seguendo queste persone che dalla mattina alla sera scrivono testi, dalla mattina alla sera vanno in giro nelle biblioteche per trovare documenti, quindi per documentare ciò che scrivono, e così andare avanti. Quindi che cosa è successo? Che la storia dei Sanniti è stata cancellata dai Romani, dopo delle forche caudine, dove i Romani subirono il brutale rito dell'incaprettamento, ma nessuno lo dice. Ebbene, così il sud, il regno di Napoli, il regno delle due Sicilie, è stato cancellato dalla storia dei Savoia dopo che abbiamo perso una guerra che non è stata mai dichiarata, come così come non è stata mai firmata la resa da parte di re Francesco II, almeno così dicono i testi, non si trova nessun documento con cui è stata firmata la resa. Bene, a Gaeta dissero, quando andai al congresso di Gaeta, che non essendo stata firmata la resa, la guerra è ancora attiva. Quindi la guerra è ancora lì, non si parla più di guerre tra popoli con baionette, pistole, fucili e bombe. Adesso comincia la guerra culturale e vince chi ha più documenti in mano che possano documentare quello che dice. Questa è la cosa. Finisco nel dire che dalla parte lessi, ecco, poi è quel perché poi quando si cambiano. Si cambiano gli interventi. Edoardo De Filippo scrisse che in una commedia, Martorano, scrisse che poteva piangere colui il quale aveva gioito e aveva assaporato, quindi la gioia. Dopodiché, quando non si piange perché la gioia non si è mai assaporata. E questo è quello che vogliono farci capitare, perché al momento in cui i nostri giovani saranno costretti ad andare, le nostre mamme fra 10-12 anni non avranno neanche più lacrime per piangere, perché è una situazione talmente irradicata e consolidata che sembra che sia un dovere fare figli che poi debbano emigrare. Non deve succedere. Ci dobbiamo ribellare in tutte le sedi, nelle sedi politiche, nelle sedi istituzionali. Ci dobbiamo ribellare facendo sentire la nostra voce nei tribunali, nelle ripartizioni delle somme, soprattutto per il recovery fund, che potrebbe essere una bella ultima possibilità per il sud di poter emergere. Questo è l'impegno che noi come amministrazione dobbiamo dare alla nostra collettività, e dobbiamo batterci affinché qualcuno prima o poi ci senta, qualcuno prima o poi ci veda, qualcuno prima o poi ci copi.